Danesi al voto per rinnovare il Parlamento e decidere chi governerà il paese. Tra i due schieramenti si profila un testa a testa, con il centrodestra in lievissimo vantaggio, ma il centrosinistra potrebbe recuperare consensi dopo le ultime misure in tema di immigrazione. Copenaghen ha ristretto le maglie dell'accoglienza. L'attuale premier, la socialdemocratica Helle Thorning-Schmidt, e il suo predecessore, Lars Løkke Rasmussen, si sono confrontati in campagna elettorale anche su altri temi caldi, come l'economia, il welfare e l'ambiente. L'immigrazione non era parte dell'agenda politica nella prima settimana. Nella seconda, quando la sinistra si è presentata come se stesse per vincere, i liberali hanno giocato quella carta e hanno detto: ora dobbiamo parlare di questo. E l'agenda è cambiata e attualmente la maggioranza ha cambiato posizione. Quindi sembra che se si gioca la carta dell'immigrazione e della criminalità, si tende ad avere un governo conservatore piuttosto che uno di sinistra. In questo quadro, nel campo del centrodestra, decisivo potrebbe risultare il DF, il Partito del Popolo Danese, il cui leader quarantenne, Christian Thulesen Dahl, ha definito gli immigrati appartenenti a una civiltà inferiore.